Una buona domenica a tutti, ben ritrovati in una nuova puntata di Obiettivo Agricoltura. Come sempre ogni settimana tantissimi argomenti dal mondo agricolo e agroalimentare. Apriamo con un grande evento, si sono dati appuntamento nel borgo Ligure di Loano, in provincia di Savona, oltre 600 pensionati agricoltori e pescatori provenienti da ogni angolo di Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta. È stata una bellissima festa, vediamo. Si sono dati appuntamento nel borgo Ligure di Loano, in provincia di Savona, oltre 600 pensionati agricoltori e pescatori provenienti da ogni angolo di Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta, riuniti per la giornata interregionale del pensionato Coldiretti, dove, oltre a celebrare la figura capostipite della società, sono state affrontate le tematiche legate al mondo degli anziani. La giornata di festeggiamenti si è aperta con la Santa Messa celebrata da Monsignor Borghetti presso la Basilica di San Giovanni Battista nel cuore della città, proseguendo poi in modo conviviale presso il ristorante del complesso Loano, dove è stato possibile avere anche un momento di confronto sui temi più attuali che riguardano i pensionati. Non è mancato il mercato di Campagna Amica Liguria, dove le grandi eccellenze locali, dall'olio al pesto alla genovese e fine peperoncini, sono state messe a portata di mano degli ospiti. 22ª giornata interregionale del pensionato, la ospita proprio la Liguria. Siamo molto contenti di ospitare questa importantissima giornata qua nel nostro meraviglioso territorio. Siamo qui a Loano in una giornata splendida. Vedremo durante la giornata l'arrivo di circa 500 dei nostri pensionati che ci rendono veramente orgogliosi per il loro attaccamento che hanno alla nostra confederazione, per il loro attaccamento che hanno al nostro lavoro e per l'entusiasmo che ci conferiscono anche a chi è ancora in attività di lavorare. Non dimentichiamo che, a differenza di altre tipologie di pensionati, la nostra categoria rimane attiva per dare consigli, per trasferire esperienza ai giovani, ma anche per attivamente continuare a lavorare nei campi, quindi a sostenere il territorio, la biodiversità, la sostenibilità ambientale. Quindi nella giornata di oggi noi vogliamo rendergli omaggio almeno una volta all'anno per il lavoro che hanno fatto sin dall'inizio della loro attività, ma che continuano a fare ancora tutt'oggi. Un onore avere la 22ª giornata dei pensionati interregionali proprio in Liguria. Sì, siamo a Loano, un bellissimo posto. Ci fa piacere ospitare Piemonte e Val d'Aosta insieme a noi e cerchiamo di fare del nostro meglio, che sia una bella festa, che vi rimanga nel cuore. Speriamo la giornata sia molto bella. Ma siete un gruppo molto attivo. Sì. Cerchiamo di mandare i giovani a continuare il nostro lavoro, se riusciamo. È la nostra attività. Siamo nella Coldiretti e la Coldiretti è la nostra forza. Oggi trasferta in Liguria per la 22ª giornata del pensionato interregionale. Bene, noi, intanto io voglio ringraziare veramente la Liguria per l'ospitalità che ci dà oggi in questa manifestazione che oramai si svolge tutti gli anni. È una cosa interregionale perché col Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, l'anno scorso siamo stati in Valle d'Aosta e siamo onorati di poter venire in Liguria a festeggiare questa solenne manifestazione dei nostri pensionati, che io amo dire diversamente giovani. Trasferta in Liguria per la Val d'Aosta alla 22ª giornata interregionale dei pensionati. Sì, diciamo siamo proprio passati dalla montagna al mare. Ringraziamo proprio la Liguria che ci ha ospitato oggi in questa magnifica giornata per incontrare di nuovo gli amici che abbiamo avuto l'anno scorso in Val d'Aosta. Anche per confrontarci dei nostri problemi che incontriamo tutti i giorni in agricoltura. È vero che noi siamo in pensione, però dobbiamo continuare a lavorare, anche per aiutare i giovani a portare avanti questo duro lavoro che noi abbiamo fatto durante tutti gli anni. La prima volta della giornata interregionale del pensionato a Loano. Beh, devo dire che quando me l'hanno proposta, noi abbiamo organizzato solamente quella che poteva essere la logistica di supporto, ma ho abbracciato subito il progetto con piacere, perché è sempre comunque un piacere e un onore poter far venire tante persone a Loano che portino pure un bel ricordo nelle loro città.
Una Loano imbandierata di giallo, forse così tanto non si era mai vista. Devo dire che questa mattina ho ricevuto un sacco di telefonate che tutti mi chiedevano come mai ci fossero tutte queste bandiere. Io ho parlato di un'invasione pacifica e così è stato, e devo dire che è stato veramente bello vedere tutto imbandierato di giallo. Federpensionati non si ferma mai, tre nuove S per il movimento. Sì, bravissima. Intanto devo salutare veramente tutti, è stato fatto un capolavoro qui in Liguria, invitando anche la regione Piemonte, i nostri amici e della Valle d'Aosta. Bene, partiamo con la prima S, che vuol dire salute. Noi vogliamo mantenerci in buona salute per sempre, che vuol dire essere in autonomia. Quindi noi a questo punto, come Coldiretti, abbiamo firmato questo accordo con l'Europa. Questo progetto perché viene firmato con Coldiretti? In che cosa consiste? In primis il discorso del cibo. Per mantenersi in ottima salute bisogna mangiare cibo fresco a chilometro zero, e questo ormai è acclarato. Il secondo aspetto molto forte è il movimento. Il terzo è come utilizzare questa tecnologia, che è molto importante per a questo punto avere quei campanelli che suonano quando io devo fare cose e magari un po' la mente se n'è andata ed eventualmente mi dimentico. E il secondo è la sicurezza, altro tema importantissimo, perché purtroppo noi che abitiamo nelle zone più remote e più lontane siamo anche di facile preda, perché siamo più deboli, dobbiamo ammetterlo, a un certo punto l'età porta qui. L'altro punto importante sono i servizi alla persona. Noi siamo nati in campagna, viviamo in campagna, le nostre aziende vorremmo stare sempre lì, e magari però abbiamo bisogno di un aiuto. Una giornata aggregativa, celebrativa, ma non solo, perché il ruolo dei nostri pensionati è ancora fondamentale. Ma direi una giornata straordinaria, che ha visto anche questa capacità sinergica di incontrarsi tra realtà un po' diverse in termini imprenditoriali, ma sicuramente nel ruolo dei pensionati c'è questa possibilità vera di dialogare, di raccontarsi le esperienze passate in termini imprenditoriali, ma anche di progettare il futuro. Una figura fondamentale ancora anche per i nostri giovani, appunto, di riferimento? Ma io credo di sì, credo che il pensionato, ma direi il meno giovane in agricoltura, ha una figura totalmente diversa da quella che è nelle altre categorie, ma soprattutto nella società classica. Ha un ruolo intanto di continuità, ha un ruolo di operatività costante. In realtà i nostri pensionati in pensione ci vanno sulla carta, in realtà non ci vanno mai, hanno sempre un ruolo attivo, importante, solitamente anche di consulto forte all'interno delle decisioni imprenditoriali. Credo che questo sia una anche delle armi vincenti del mondo dell'agricoltura e di Coldiretti in particolare. E poi secondo me sono a vita gli ecologisti veri, quelli che hanno lavorato prima per un concetto di ambiente e di produzione e continuano con il loro lavoro quotidiano, magari piccolo, magari anche ad esempio qui in Liguria in particolare, proprio per mantenere le fasce, per mantenere un muretto a secco o altri aspetti, dove questo loro lavoro, che a volte è insostituibile, ha sicuramente un valore straordinario per tutta la società, per il territorio e per l'ambiente di tutta la nostra Italia. Proseguiamo con gli altri argomenti agricoli e agroalimentari di Obiettivo Agricoltura. È ripartito in Piemonte l'osservatorio sulla cimice asiatica, che è un problema non indifferente per le coltivazioni. E poi andremo in Alta Langa per parlare di piante officinali nel magnifico comune di Sale San Giovanni. Coldiretti lancia l'allarme per la presenza in Italia della cimice marmorata asiatica, particolarmente dannosa in agricoltura perché con le punture danneggia tutte le produzioni di ortofrutta e cereali in fase di maturazione. Ogni femmina, con due generazioni all'anno, dà origine a 250-300 nuovi individui, rendendo difficili le produzioni in tutto il nord, dal Friuli al Veneto, dalla Lombardia all'Emilia-Romagna fino in Piemonte. Coldiretti chiede al governo che sia data la massima priorità ad accelerare le fasi dell'iter di autorizzazione per l'immissione di specie antagoniste che parassitano le uova di cimice asiatica. Già lo scorso anno Coldiretti Piemonte, con il servizio di assistenza tecnica assieme al Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell'Università degli Studi di Torino, alla Fondazione Agrion e al Gruppo Ferrero, hanno istituito un osservatorio per allargare e approfondire la ricerca sulle strategie
strategie di lotta alla cimice asiatica. In questi giorni in Piemonte l'osservatorio Cimice Asiatica ha ripreso le attività. Ne parla nell'intervista Giuseppe Abrile, tecnico Coldiretti Torino. Prosegue anche quest'anno il monitoraggio della cimice asiatica. Abbiamo ripreso i controlli con il posizionamento di una ventina di trappole sul territorio della provincia di Torino, altrettanto fanno i colleghi delle altre province e quindi andiamo a monitorare tutto il territorio regionale. Grazie a questa attività di monitoraggio siamo arrivati a definire la situazione ad oggi, che è praticamente in costante aumento il numero di catture di cimice, e sul territorio del torinese le catture sono in aumento, diciamo, decisivo, cioè sono molto presenti come insetti rispetto alle altre province. Adesso è stato emesso un primo bollettino riferito al controllo della cimice, e praticamente viene indicato di fare una verifica ulteriore all'interno dell'impianto con il frappage per vedere la presenza della cimice. Allora, dal lavoro in campo è emerso che le catture, a seconda delle zone, possono essere più alte o più basse, quindi più presenza maggiore o minore dell'insetto, e questo è dovuto al fatto che la trappola è un attrattivo, quindi attira l'insetto all'interno della trappola stessa. Noi col frappage andiamo a verificare poi se all'interno del noccioleto c'è effettivamente la presenza dell'insetto, oppure se l'insetto, la cattura avviene nella trappola perché lui è presente su altre colture limitrofe, tipo adesso i grani, quindi i cereali, o erba medica o altre essenze erbacee. Il frappage in cosa consiste? Consiste nell'andare a verificare all'interno del noccioleto la presenza. Allora si entra all'interno del noccioleto, ci si va a posizionare nelle file più esterne, quindi sulla seconda fila, si posiziona a terra un telo che prenda la proiezione della chioma di due piante, e poi si iniziano a scuotere queste piante, quindi le pertiche che compongono la pianta, la chioma della pianta, e si vanno a raccogliere tutti gli insetti e tutte le varie porzioni di pianta che cadono sul telo. Questo viene ripetuto su un'altra serie di piante, dove, di nuovo altre due piante, in modo da fare il rilevamento su quattro piante complessive. In questo modo noi riusciamo a capire se effettivamente la cimice che le trappole catturano sono quelle che sono presenti anche all'interno del noccioleto, o, come dicevamo prima, se arrivano dall'esterno. Per quanto riguarda gli avvisi sui controlli, diciamo, delle patologie del nocciolo, è già stato emesso un primo bollettino per il controllo delle patologie, diciamo, normali, standard del nocciolo, che sono la batteriosi, quindi trattamenti con prodotti rameci per il controllo della batteriosi, e adesso è stato emesso un primo bollettino riferito specificatamente alla cimice asiatica, in quanto a seconda appunto delle presenze di insetto all'interno del noccioleto, verificato con la tecnica del frappage, che ci conferma la presenza effettiva dell'insetto sulla pianta, vengono date delle indicazioni per i trattamenti di contenimento. Adesso la cimice all'interno della pianta non ha ancora iniziato a deporre uova, perché dalle catture che vengono fatte con i frappage si fa poi la distinzione fra cimice maschio e cimice femmina, e all'interno delle femmine che vengono appunto sezionate si va a verificare se sono già presenti uova. Quindi per adesso è semplicemente un bollettino di avviso di contenimento del numero degli insetti, però l'effettivo controllo con i trattamenti lo avremo poi successivamente, quando ci sarà l'ovideposizione da parte delle femmine. Si avvicina la stagione di massima fioritura delle piante officinali. Siamo andati a Sale San Giovanni, polo produttivo di eccellenza, per scoprire la coltivazione diventata biglietto da visita di un territorio in crescita. Siamo in Alta Langa con Renato Suria, il maggior produttore di piante officinali di questa zona. Perché hai deciso di investire in questo settore così particolare?
Ma perché cercavo qualche coltivazione che si adattasse bene ai nostri terreni poveri e anche a un recupero di incolti e di terreni abbandonati. Le piante officinali si sono adattate molto bene perché hanno, diciamo, poche esigenze sia in termini di sostanza organica che di trattamenti particolari. Quindi in una zona incontaminata come la nostra si adattavano molto bene. Considerare che sono tutte coltivazioni biologiche, biodinamiche, quindi si inseriscono proprio bene in questo contesto. E quali piante officinali in particolare tratti? Allora, una decina di piante officinali che va dalla lavanda officinale, alla lavanda ibrida, al timo, la salvia, la melissa, la camomilla romana, il finocchio selvatico, il rosmarino e, diciamo, ultimo, nell'ultimo decennio, l'elicriso italico, che anche se non è una pianta, diciamo, mediterranea, però si è adattata molto bene ai nostri crinali dell'Alta Langa asciutti e assolati. Gli usi principali a cui sono destinate le piante officinali? Allora, le piante officinali noi facciamo quasi tutto olio essenziale, quindi vanno sia usati per la cosmesi che per l'aromaterapia o anche a livello curativo in generale, diciamo. Qualcosa anche di secco si fa, tipo la melissa, che viene inserita nelle tisane sia singola che nelle miscele. Le colture officinali sono una scommessa vinta per l'agricoltura locale, che ha saputo rilanciare le terre dell'Alta Langa puntando sulla qualità, sul rispetto della natura e sui cicli stagionali, sulla salvaguardia della biodiversità in terreni incontaminati. Per queste ragioni il progetto attira sempre più l'attenzione dei giovani. Durante l'ultima settimana di scuola, due classi dell'Istituto Agrario di Mondovì, in collaborazione con Coldiretti, hanno avuto modo di visitare i campi di colture officinali e dell'antico cereale Enkir per conoscere da vicino le produzioni distintive della zona. Siamo con Franca Chionetti, un insegnante dell'Istituto Agrario di Mondovì, che ha accompagnato oggi in una gita formativa tutta particolare i ragazzi dell'Istituto Agrario. Sì, siamo dell'Istituto Tecnico Agrario di Mondovì, Giolitti Bellisario. Siamo venuti in questa zona per vedere, mettere in pratica i lavori fatti a scuola, e grazie a un progetto sviluppato con la Coldiretti siamo venuti in questa azienda di Sale San Giovanni per mettere in pratica le nozioni avute in classe, per cui è un'esperienza che arricchisce dal punto di vista sia professionale sia umano. Le piante officinali si confermano un traino per l'intera economia di aree marginali, oggi protagoniste di una crescita impensabile fino a pochi decenni fa. Le piante officinali hanno davvero generato un indotto di rilievo per il territorio, non soltanto per l'agricoltura. Sì, diciamo che le piante officinali hanno cambiato proprio un po' il territorio. Innanzitutto hanno dato una possibilità in più per chi vuole coltivare nelle nostre zone, terreni che sennò erano abbandonati. E poi anche un discorso turistico durante le fioriture. E proprio a fine giugno si terrà una fiera di particolare interesse proprio qui a Sale San Giovanni. Sì, la fiera Non Solo Erbe, che si svolge l'ultimo weekend di giugno, ormai è già da più di 20 anni che si svolge, che attira un sacco di gente, di curiosi, ma anche di diciamo specialisti del settore. Nella fiera si trovano dei banchi dove si può trovare proprio prodotti arboristici in generale e anche altri prodotti. E ora parliamo di colture estensive in collaborazione con il Consorzio Agrario delle Province del Nord-Ovest. Parleremo di prove varietali di cereali in provincia di Alessandria. Abbiamo raggiunto la provincia di Alessandria, siamo a Pozzolo Formigaro con il Consorzio Agrario delle Province del Nord-Ovest, Luigi Bianchi al mio fianco. Giornata importante dedicata ai cereali, in questo caso al frumento, con le prove in campo. Parleremo di tante cose, iniziamo con la giornata di oggi, poi approfondiremo con il Consorzio e il suo lavoro. Beh, la giornata di oggi è una giornata in cui noi mettiamo in vetrina le diverse varietà di grano che nelle prossime campagne saranno di valutazione da parte nostra, da parte dell'industria molitoria e da parte delle aziende agricole per la coltivazione e quindi per poter avere poi un risultato di campagna che consenta agli agricoltori di portare a casa un profitto. Insieme a questo, diciamo, noi poi ci occupiamo anche della parte di contatto con l'industria di trasformazione,
che ovviamente valuta queste varietà non tanto in termini agronomici, ma più in termini proprio di carattere molitorio, reologici. E in questo noi poi successivamente intavoliamo dei discorsi sempre con l'industria molitoria per poter stilare dei contratti di ritiro del prodotto da parte degli agricoltori, dei contratti di filiera che diventano ormai l'ossatura importante di questo tipo di coltivazioni. Se ho ben capito, e correggimi se sbaglio, le prove in campo arrivano fino alla macina, cioè non ci fermiamo al campo, è la filiera completa che andiamo a provare, a sperimentare, a capire. Certamente queste prove in campo non si limitano alla mietitrebbia e al carro che porta a casa il prodotto. La fase di valutazione finale arriva al laboratorio, il laboratorio che ci dà le indicazioni su quali sono le performance qualitative e molitorie delle nostre varietà, sia in termini di proprio caratteristiche molitorie, sia in termini anche di sanità del prodotto, che è una conseguenza ovviamente di quello che il clima ci condiziona in questo, e in quello che poi è anche la tecnica agronomica che viene utilizzata in campagna, nella quale noi cerchiamo comunque di dare le nostre indicazioni affinché si possa ottenere questo tipo di risultato. Durante le prove ti ho sentito parlare di un tema molto importante, la differenza dei terreni. Vero, il nostro areale, Consorzio Agrario del Nord-Ovest, è un areale ormai che ha un respiro interregionale. Vale a dire, la nostra attività si svolge su tutto il Piemonte, su tutta la regione Piemonte e su una parte della Liguria. Quindi la caratterizzazione delle colture e la caratterizzazione dei terreni è molto variegata e noi svolgiamo campi varietali e campi prova su tutto il nostro territorio, quindi su terreni molto diversi. Noi sul territorio nostro abbiamo, in collaborazione con SATA, in collaborazione con i tecnici della Coldiretti, abbiamo dei campi varietali di vario genere. Sui cereali sono circa una dozzina. Ecco, invece aderire al consorzio vuol dire avere assistenza tecnica, vuol dire contratti, vuol dire pagamenti, vuol dire ritiro del raccolto. E la nostra è un'azienda che proprio è a 360 gradi per l'agricoltore, quindi è in grado di fornire ovviamente i mezzi tecnici necessari alle coltivazioni, fornire l'assistenza tecnica necessaria a far sì che in campo si adottino le tecniche colturali e le misure più adatte per ottenere il risultato produttivo. Dall'altro lato noi ritiriamo anche il prodotto, quindi siamo poi coloro che valutano la produzione dell'agricoltore e cerchiamo di tutelarne il reddito. Da questo punto di vista poi c'è un'altra caratteristica importante, che i nostri strumenti finanziari, che ovviamente abbiamo in collaborazione con gli istituti di credito, ci permettono di dare ai nostri clienti, alle nostre aziende agricole, un supporto anche in questo senso, con una diversità di offerte abbastanza ampie. Com'è Cedario Secondin della SATA, che è una società di consulenza e di controllo delle filiere agroalimentari? Una decina di cultivar in campo, parliamo un po' delle specifiche più tecniche di cosa abbiamo visto oggi. Allora, quest'anno abbiamo in prova 10 varietà di frumento di diverse tipologie. Abbiamo in prova quest'anno dei tipici panificabili, come sono frumenti, diciamo, che vanno bene per la panificazione, delle varietà biscottiere, sì, e delle varietà invece di forza, che sono usati per altre tipologie di trasformazione. Quest'anno, nonostante la campagna sia stata abbastanza non molto favorevole per la campagna dei frumenti, perché abbiamo visto noi con il periodo delle piogge, secondo me continuare a sperimentare ancora, nonostante perseverare con la sperimentazione, con le prove, è un indice molto positivo, perché c'è la volontà di riuscire a raggiungere un obiettivo ottimale, diciamo, per quanto riguarda le rese e la qualità, e quindi anche poi della sicurezza alimentare. Sono cultivar di differenti aziende? Sono cultivar di diverse ditte sementiere, appunto per questo la sperimentazione sta anche nel provare prodotti di aziende diverse. Oh, sei un ragazzo giovane, complimenti, ti vedo già bello in forma, già preparato, è un bel lavoro anche questo, voglio dire. Però dobbiamo parlare anche delle problematiche, o per meglio dire della difesa delle piante. Allora ne parliamo con un esperto del settore. Che hanno
la capacità e la possibilità di darvi sempre le ultime indicazioni su quelli che sono gli aggiornamenti sia dal punto di vista normativo ma anche di efficacia dei diversi prodotti. Detto fatto, eccomi con il dottor Alessandro Groppo della Summit Homo Xiappa, ha detto bene? Sì, esatto. Ho già preannunciato che avremo parlato di difesa, perché parliamo di prove in campo, parliamo di frumento, ma pensiamo alla ruggine, all'oidio, al mal del piede, insomma ci sono anche dei problemi da affrontare. Sì, certo, ci sono sempre dei problemi da affrontare, specialmente anche nelle stagioni un po' particolari come questa, che è stata caratterizzata da un periodo iniziale molto secco, per cui con poco sviluppo magari delle malattie e anche delle infestanti, non solo le malattie fungine, e poi seguita a un periodo invece di continue piogge, basse temperature, impossibilità di entrare in campagna, per cui anche per gli agricoltori difficile da fare una difesa fatta nel modo giusto e nei tempi giusti, insomma. Questo vuol dire che per le prove in campo abbiamo fatto anche i trattamenti? Certo, abbiamo fatto dei trattamenti sia per il controllo delle infestanti e sia per il controllo delle malattie fungine. In genere si fanno sempre un paio di interventi e qui è stato fatto un primo intervento con degli erbicidi per il controllo delle foglie strette e delle foglie larghe, abbinato a un primo intervento fungicida. Poi nella fase più avanti, diciamo, di spigatura, di fioritura, è stato completato un intervento fungicida proprio per il controllo delle malattie fungine. Abbiamo detto una giornata dedicata alle prove in campo, allora completiamo: quanto contano ancora le prove in campo? Le prove in campo contano sia per verificare i nuovi prodotti, le nuove possibilità di impiego, le nuove anche strategie, anche perché appunto il panorama normativo cambia continuamente, ci sono dei continui limiti, variazioni degli impieghi di certi prodotti, ovviamente sempre alla ricerca della miglior sicurezza per alla fine il consumatore e l'utilizzatore, però questo comporta dei cambiamenti nelle diverse strategie di difesa e questi campi servono proprio per far capire sia agli agricoltori ma anche ai tecnici quali sono le varietà, i trattamenti migliori da eseguire. L'importanza è ancora grande anche per queste prove. Altri argomenti, altri servizi. Il taglio delle accise ovviamente spinge la produzione di birra artigianale, che è molto sovente di altissima qualità. E poi per gli eventi seguiremo la 104esima edizione della Festa delle Ciliegie di Pecetto, in provincia di Torino. È arrivato il taglio del 40% delle accise sulle produzioni dei microbirrifici, una misura che incoraggia l'aumento degli acquisti delle birre artigianali made in Italy. Coldiretti esprime apprezzamento per la firma da parte del Ministro dell'Economia Giovanni Tria del decreto previsto dalla legge di bilancio 2019. Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 1 luglio e prevede una riduzione delle accise del 40% per chi produce fino a 10.000 ettolitri l'anno e si va a sommare all'ulteriore riduzione a 2,99 euro dell'accisa per ettolitro e per grado plato inserita con l'ultima legge di bilancio. Un sostegno al consumo di una bevanda che riscuote un successo crescente in Italia, dove si assiste ad una moltiplicazione di iniziative imprenditoriali con 862 birrifici artigianali, dei quali oltre il 90% beneficerà dell'agevolazione. Si tratta di realtà molto spesso realizzate da giovani che sono i più attivi nel settore, con profonde innovazioni che vanno dalla certificazione dell'origine a chilometri zero, al legame diretto con le aziende agricole, ma anche la produzione di specialità altamente distintive o forme distributive innovative come i mercati degli agricoltori di Campagna Amica. Nel 2018 il consumo di birra ha superato per la prima volta nella penisola i 20 milioni di ettolitri, conquistando oltre la metà degli italiani. Di seguito la nostra intervista a Daniele Fiorin, che spiega come si può produrre la birra in modo casalingo. Per fare la birra in modo casalingo si parte tritando il malto e poi con questo malto tritato lo si mischia con acqua a una temperatura di tra i 60 e i 70 gradi. Questo permette di attivare degli enzimi che sono naturalmente presenti dentro il chicco del malto
e permettergli di convertire l'amido che è dentro il chicco del malto in zuccheri fermentabili. Questa operazione dura all'incirca un'ora, dopodiché si passa questo che è una zuppa in un tino filtro che permette di separare la parte solida, che sono i resti del chicco e le trebbie, quindi si chiama, dalla parte liquida, che è quello che poi si chiama mosto di birra. Le trebbie verranno poi destinate, si possono dare agli animali, si può riciclare tutto. Invece la parte liquida verrà poi bollita con il luppolo per poter avere un prodotto bilanciato dolcezza e amaro, perché quello che si ottiene dal malto è il corpo della birra e il dolce, quello che si ottiene dal luppolo è l'amaro e il profumo. Una volta fatte queste operazioni bisognerà raffreddare quello che ormai si può chiamare birra, infustarla, tenerla in fermentazione per 2 settimane all'incirca, dipende dal lievito, e dopo diciamo un mese si può imbottigliare, e dopo 2 settimane si può bere una birra giovane. Domenica 9 giugno a Pecetto Torinese si è svolta la 104esima edizione della Festa delle Ciliegie, evento organizzato dal Comune, dalla Proloco e dalla Facolt, frutticoltori associati Collina Torinese. La mostra mercato contava 10 gazebo con i produttori delle ciliegie di Pecetto, presenti nelle vie del paese collinare, associazioni di tutela e valorizzazione dei prodotti tipici e alle attività produttive di volontariato. La festa di Pecetto ha raccontato con orgoglio la storia di una collina ricca di culture e tradizioni che avviò la promozione delle sue ciliegie 108 anni or sono in occasione dell'Esposizione Internazionale di Torino del 1911, quando le giovani ceresere scesero nel capoluogo subalpino per offrire le ciliegie sotto spirito ai visitatori. 90 anni dopo, nel 2001, la ciliegia di Pecetto ha ottenuto riconoscimento di prodotto agroalimentare tradizionale PAT e l'inclusione nel paniere dei prodotti tipici della provincia di Torino. Di seguito l'intervista al sindaco Renato Filippa, la sua prima uscita pubblica dopo il recente rinnovo del Consiglio Comunale, ad Adriano Pizzo, sindaco uscente, che ricorda il lavoro portato avanti in questi anni per valorizzare le ciliegie di Pecetto e le altre produzioni agroalimentari del Chierese e del Pianalto di Poerino. Ad alcuni produttori abbiamo chiesto invece il bilancio dell'annata produttiva 2019. Elena Comaello, presidente della Facolt, presenta gli obiettivi della mostra pomologica. Abbiamo anche registrato gli interventi di alcuni politici presenti in fiera. A chiudere le interviste, Fabrizio Gagliati, presidente Coldiretti Torino, che ricorda il non felice momento che stanno vivendo i frutticoltori torinesi con la richiesta di Coldiretti di rivedere la ripartizione dei margini all'interno delle filiere produttive. Sono molto contento, mi auguro che sia andata bene. C'è comunque di gente qui alla 104esima fiera delle ciliegie, e direi che devo ringraziare veramente tutti i volontari, tutte le associazioni, dalla Proloco alla Facolt, agli alpini, a tutti i volontari, appunto, che dicevo, che hanno lavorato per questa bellissima fiera. Che messaggio mandiamo ai consumatori presenti qui oggi? Beh, io vivo a Pecetto, so come viene coltivata la ciliegia a Pecetto, è un prodotto di grande qualità e soprattutto un prodotto coltivato con grande attenzione alle buone regole della coltivazione. Che lavoro hai fatto come assessore in tutti questi anni per valorizzare la ciliegia di Pecetto e l'intero territorio? Ma abbiamo cercato di portare la ciliegia di Pecetto fuori dal territorio, non solo il territorio metropolitano ma anche il territorio regionale, perciò abbiamo cercato di partecipare a tutte le iniziative che c'erano diciamo nel 2015, siamo andati anche a Milano per Expo, siamo andati a Sestriere, siamo andati in tutte le zone dove c'erano opportunità per far conoscere il nostro territorio, e poi abbiamo fatto venire qua nel nostro territorio, non ultima recentemente, se uno va a vedere nel sito di Informa Cibo, uno dei giornalisti che facessero conoscere Pecetto e le sue peculiarità. Pecetto è inserita nel territorio del Chierese,
è un territorio ricco non solo di prodotti tipici, perché ci sono molti prodotti tipici, chiaramente a Pecetto la ciliegia, ma qua intorno abbiamo l'asparago, abbiamo il cardo e la cipolla piatlinga, abbiamo il rubatà di Chieri, il fresa di Chieri, e adesso ne dimentico sicuramente qualcuno, la carne di Riva, no? E la tinca gobba del Pianalto, no? Perciò ci sono tantissimi prodotti, ma è una zona anche molto bella paesaggisticamente e ricca anche di terrori artistici, dalla chiesa di San Sebastiano di Pecetto, visto che siamo a Pecetto, ma non dimentichiamoci la bellezza di Chieri con tutte le sue chiese, no? E tutto a Santena c'è il castello di Caur, uno dei quattro luoghi italiani dove sono sepolti i nostri quattro padri della patria, no? Perciò è un territorio molto interessante, forse ancora un po' da scoprire. Noi non ci stancheremo mai di parlarne il più possibile e parlarne bene. Ma quest'annata produttiva per le ciliegie direi che è un'annata positiva, anche se a inizio campagna abbiamo avuto alcune problematiche per il maltempo, però che si sono prontamente risolte e adesso il prodotto è veramente ottimo, direi qualitativamente superiore anche ad altre annate. Ma per i ciliegicoltori il progresso tecnologico sta avanzando molto speditamente e annate come queste, che a inizio campagna abbiamo avuto tanta pioggia e addirittura la grandine, diciamo che gli investimenti fatti in questi anni, che stiamo facendo di copertura degli impianti con protezioni antipioggia e antinsetto, insomma danno ragione a chi li installa, perché comunque danno risultati e fanno la differenza qualitativamente e quantitativamente rispetto alla produzione insomma areale. E questo investimento comunque fa la differenza in quanto il prodotto è al 90-100% commercializzabile e di qualità elevatissima. L'annata adesso sta cominciando a partire bene, perché all'inizio purtroppo le piogge hanno rovinato un po' il prodotto, però sperando nel tempo buono si sta riprendendo. C'è qualcosa da segnalare rispetto a piogge o cose del genere? Ma il clima è stato un po' ostile, perché comunque anche il freddo, subito la stagione sembrava partita un po' in anticipo, ma il freddo ha ritardato la maturazione, però come malattie siamo in linea con gli scorsi anni. Parlando di prezzi medi, per acquistare una ciliegia di Pecetto il consumatore quanto spende? Ma i prezzi quest'anno variano dai 4 euro la pezzatura più piccola, arrivare fino ai 7-8 quelle di pezzatura maggiore. Che cosa chiede la gente, i consumatori, quando acquista le vostre ciliegie? Ah, innanzitutto chiede la qualità e poi soprattutto la dolcezza. Che cos'è la mostra pomologica e quali sono gli obiettivi? Nella pomologica sono esposti dei campioni di ciliegie che sono un po' la sintesi di quanto di meglio c'è in maturazione nei frutteti pecettesi in questo momento. Quindi in base all'annata ci sono più o meno campioni. Quest'anno abbiamo circa 35 varietà di ciliegia fra antiche varietà e varietà nazionali. Ma la festa è sempre un momento importante per la nostra associazione per tanti motivi. Intanto perché abbiamo in piazza i maggiori produttori, quest'anno sono una dozzina, e poi perché assegniamo la ciliegia d'oro ai colleghi che si sono distinti per le loro produzioni eccellenti, e poi perché appunto apriamo la mostra pomologica, che è un po' il nostro orgoglio, perché i vari produttori portano i vari campioni di ciliegia e possiamo mostrare ai visitatori la ricchezza della biodiversità anche nei nostri ceraseti. Una rassegna tutta incentrata sulla ciliegia, un prodotto importante per Pecetto e per l'intero territorio. Sì, Pecetto si rivela tutti gli anni un luogo straordinario, straordinario per la bellezza di questo paesino, ma soprattutto perché contribuisce significativamente all'economia agricola di questo nostro territorio. Qui ci sono ciliegie che sono ormai un prodotto consolidato e che animano l'economia di questa parte del Piemonte, ma devo dire che ormai Pecetto e le sue ciliegie sono diventate un punto di riferimento a livello regionale e a livello nazionale.
dobbiamo dare merito all'amministrazione di Pecetto, al sindaco Pizzo, al nuovo sindaco Renato Filippa, che raccoglie davvero un testimone di un'amministrazione locale che ha saputo valorizzare il proprio territorio, valorizzare un prodotto in sintonia e in sinergia con gli operatori, in sintonia e sinergia con gli agricoltori e con coloro che vivono su questa, sulla produzione e sulla commercializzazione di un prodotto così straordinario. Noi siamo al fianco di queste persone, siamo al fianco delle persone che ogni giorno investono su se stesse, ma investono soprattutto per restituire qualcosa di buono alla comunità che li accoglie, alla comunità che li fa crescere. Io credo che anche le politiche regionali debbano continuare ad andare in questa direzione e noi lavoreremo affinché questo possa accadere. Noi saremo sempre al fianco delle persone che vogliono investire sui nostri territori, sui prodotti di qualità dei nostri territori. Il senso della mia presenza è innanzitutto quello di essere vicina al sindaco di Pecetto e a tutti i sindaci di questo territorio e poi quello di trarre dal territorio degli spunti di lavoro per lavorare su un asse di sviluppo fondamentale per questo territorio come per tutto il Piemonte, che è l'agroalimentare. Festa numero 104 per Pecetto, la Sagra delle Ciliegie è famosissima ormai in tutta la regione Piemonte, non solo, ormai l'eccellenza della ciliegia di Pecetto è riconosciuta anche a livello nazionale. Per fortuna quest'anno, nonostante le prime avvisaglie un pochettino tristi per l'annata climatica, i produttori hanno saputo reggere bene l'impatto di questi cambiamenti, riuscendo a produrre un prodotto eccezionale. Vediamo oggi sui banchi che ci sono delle ciliegie di qualità straordinaria. Questo però non è un caso. È dovuto alla bravura degli agricoltori, anche perché nel tempo hanno investito sugli impianti antigrandine, sulle reti impermeabili, quindi voglio dire, c'è dietro dell'investimento, c'è dietro della sapienza, c'è dietro l'eccellente qualità del lavoro degli agricoltori, che non solo producono ottime ciliegie ma anche fanno di tutto per impreziosire e manutenere queste splendide colline sotto il punto di vista della manutenzione ambientale di territorio. Il tutto all'interno di un'annata per la frutta che, grazie ai caldi degli ultimi giorni, insomma, ha registrato un'impennata delle vendite. A livello nazionale si registra un più 20% di consumo di frutta. È inutile stare qui a discutere sulla qualità e sull'opportunità di consumare frutta quotidianamente all'interno della nostra dieta più possibile equilibrata. Mentre invece a livello più generale dobbiamo dire che il mercato della frutta, visto su tutte le produzioni annuali in Piemonte, sta registrando un pochettino di difficoltà, soprattutto per quanto riguarda la situazione dei pagamenti e i meccanismi della raccolta che regolano di conseguenza anche la retribuzione degli agricoltori. Quindi una questione un pochettino delicata che è all'attenzione anche della Regione Piemonte. Noi faremo il possibile per cercare di sbloccare queste situazioni, anche perché è impensabile che aziende di grandi dimensioni che forniscono frutta alla grande distribuzione si trovino, come dire, a distanza di 6 mesi con le fatture non ancora saldate, pur sapendo che la grande distribuzione, la sua parte, pur lentamente lo ha fatta, ma ci sono ancora alcune organizzazioni di produttori oppure agglomerati commerciali che giocano sulla pelle dei produttori, tardando i pagamenti e quindi mettendo in difficoltà le aziende. E ora un'intervista con il presidente della Fondazione Cassa del Risparmio di Cuneo, Gian Domenico Genta, sull'acquisizione del celebre vigneto ai piedi del castello di Grinzane Cavour da parte della Fondazione e poi le iniziative presentate al Circolo dei Lettori di Torino in programma per il centenario della nascita di Nuto Revelli, che era nato il 21 luglio 1919 a Cuneo. Presidente Genta, ben volentieri, raccontiamo ai nostri telespettatori di un'iniziativa, di un acquisto che è andato a buon fine, che ha visto come protagonista la fondazione, ovviamente da lei presieduta, la Fondazione Cassa del Risparmio di Cuneo e la Scuola Enologica di Alba, ma non solo. Cioè, vi siete avvicinati ancora di più, ancora maggiormente al territorio albese, ma soprattutto agli studenti. Sì, un grande investimento patrimoniale che ha molte valenze. Intanto perché abbiamo riportato nell'alveo di un'istituzione come la Fondazione la vigna storica di Cavour, e questa è una grande cosa che abbiamo fatto. E poi abbiamo dato la possibilità alla Scuola Enologica di vedere continuata la sua attività. La Scuola Enologica, che con questi ragazzi che sono il vanto di tutta la nostra provincia, potrà continuare a coltivare una vigna storica. E noi abbiamo anche qualche iniziativa in programma quando l'acquisiremo in tutti gli effetti. Quindi, dottor Genta, ci sarà una collaborazione ancora più stretta, come diceva giustamente lei, con la Scuola Enologica? Sì, la Scuola Enologica va sostenuta, incrementata e valorizzata ulteriormente, perché tutti i nostri viticoltori attingono a piene mani da questi studenti che hanno necessità di vedere valorizzato il loro lavoro.
una vigna che noi vorremmo che la produzione venga in qualche modo significativamente evidenziata. Sappiamo che nelle terre UNESCO il Barolo, dove si produce appunto Barolo, sarà uno dei prodotti a più alta valore aggiunto e noi vorremmo che quel Barolo prodotto dai ragazzi con dei tocchi di enologia di alto livello diventi il Barolo più caro al mondo. Perché il Barolo più caro al mondo? Perché se noi dovessimo porlo in vendita, tutto il ricavato che sarà appunto l'incasso della vendita di queste bottiglie è destinato a opere di bene e a beneficenza. Quindi ci sarà anche una finalità produttiva oltre che didattica? Sì, perché da quello che abbiamo potuto capire, la quantità di vino che sarà possibile produrre verrà immesso nel mercato, con certamente un occhio di riguardo alle attività che saranno svolte all'interno della scuola, ma perché no, pensare anche a un Barolo che possa essere un veicolo di attività benefiche con il ricavato che si può fare da queste vendite. Presidente, abbiamo parlato di questa singolare iniziativa che riguarda il territorio albese, ma quali altre zone riguardano la vostra fondazione? Su quale altre aree della provincia di Cuneo intervenite? La fondazione ha 4 aree evocate, il cuneese, il monregalese e l'albese. Poi si è aggiunta recentemente con la fusione della fondazione Cassa di Risparmio di Ipra anche l'area braidese. Tutte aree che hanno delle loro peculiarità e tutte aree in cui la fondazione investe tante delle proprie risorse. Anche quest'anno abbiamo contribuito allo sviluppo economico della nostra terra nei vari campi in cui agiamo, dalla sanità all'istruzione, appunto agli investimenti di natura patrimoniale per consentire il maggior sviluppo possibile. Mercoledì 12 giugno al Circolo dei Lettori di Torino sono state presentate le iniziative in programma per il centenario della nascita di Nuto Revelli, nato a Cuneo il 21 luglio 1919. Nuto Revelli è stato un testimone importante del Novecento, protagonista di battaglie per la giustizia e la libertà, ricercatore sul campo della civiltà contadina, osservatore attento e sensibile degli sviluppi di una società in trasformazione. La sua voce risuona forte oggi più che mai, rilanciando parole che non soltanto conservano la carica della memoria, una memoria viva e attiva, indispensabile nutrimento per la cultura e la consapevolezza, ma hanno anche la capacità di parlare di scelte, in particolar modo alle giovani generazioni, perché a loro rivolte da chi ha attraversato da giovanissimo l'orrore della guerra. Il Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita, istituito con decreto del Ministero dei Beni Culturali presieduto da Gastone Cottino, ha in programma, tra il 2019 e il 2021, un ricco calendario di attività che organizzerà in collaborazione con la Fondazione Nuto Revelli e la Città di Cuneo. Ecco in proposito le interviste realizzate al Circolo dei Lettori a Torino. La Fondazione ha promosso la costituzione di un comitato nazionale che è stato istituito dal Ministero dei Beni Culturali e che per 3 anni organizzerà eventi come una mostra fotografica itinerante dal titolo Ricordati di non dimenticare, Nuto Revelli, una vita per immagini, che sarà inaugurata con un'anteprima il 21 di luglio a Cuneo. E poi ci saranno il 5-6 ottobre 2 giornate di convegno internazionale di studi a Cuneo e altre iniziative come appunto l'inaugurazione, l'apertura il 20 e il 21 di luglio tra Cuneo e Paraloop e altre iniziative in alcune città italiane e all'estero, in particolare a Parigi nell'ottobre del 2020. Perché queste iniziative e che messaggio mandiamo alle persone, ai cittadini? Nuto Revelli è stato uno scrittore, un ricercatore che prima con la propria esperienza da protagonista durante la guerra di Russia e poi durante la lotta di liberazione della Resistenza e poi con tutta l'opera di ricerca fatta per il mondo dei vinti e per l'anello forte, quindi sulla civiltà contadina e spopolamento, ha dato un grande contributo alla storia d'Italia e quindi il centenario è un'ottima occasione per rimettere al centro del panorama nazionale e internazionale la sua figura, la sua opera. Due parole in sintesi sulla fondazione.
La Fondazione Nuto Revelli è nata nel 2006, a 2 anni dalla morte dello scrittore, principalmente per tutelare e valorizzare l'ampio archivio che la Soprintendenza ha giudicato di notevole interesse storico nazionale. È un archivio composto da oltre 60 metri lineari di materiale cartaceo e più di 1 migliaio di ore di registrazioni sonore. E poi, insieme alla valorizzazione dell'archivio, ci sono attività didattiche con le scuole e progetti come Scrivere altrove, che è un concorso per migranti, un concorso letterario e artistico per migranti che la Fondazione conduce insieme all'Associazione Mai Tardi, e altre iniziative come il recupero della borgata partigiana di Paralup. Perché questo centenario e quali sono gli obiettivi? Ma è perché con Nuto Revelli, che è stato protagonista e testimone della storia del nostro paese, di un lungo periodo significativo della storia del nostro paese, noi intendiamo ripercorrere le tappe del suo straordinario impegno, che era un impegno non soltanto civile, ma Nuto Revelli è stato combattente, comandante partigiano, memorialista, letterato e soprattutto l'uomo che ha scavato nel profondo delle coscienze e che ha fatto rivivere, oltre che naturalmente le sue esperienze terribili della guerra di Russia, esaltanti della guerra partigiana, ha fatto rivivere quel mondo contadino che man mano, strappato dall'impoverimento suo e dall'inevitabile forza di attrazione della società industriale, si è via via diradato, sparito e quasi dimenticato. Quindi la sua lotta contro l'abbandono degli ultimi, degli indifesi, contro l'indifferenza e nello stesso tempo la rivendicazione del valore di quella civiltà e del bisogno di ripristinare ciò che di quella civiltà è ancora vitale, viva, vitale, quindi la possibilità anche di contribuire a un ritorno verso quelle colline, quelle montagne in cui tanta fatica e tanto sudore è stato sparso e alle quali forse bisogna anche ritornare per ritrovare le nostre radici. Questo direi che è stato uno degli aspetti fondamentali. Naturalmente accanto a questo la sua pietas, la sua solidarietà verso coloro che non erano tornati, quindi la raccolta delle ultime lettere dei soldati dispersi in Russia, le testimonianze di coloro che erano stati prigionieri dopo la disfatta russa e soprattutto l'indagine a tutto campo di quel mondo, di quello che rimaneva del mondo contadino, il mondo che lui chiamava dei vinti, ma che in realtà in lungo termine pensava e sperava sarebbero stati vincitori, delle donne di campagna, le donne dell'anello forte, del nemico, il disperso di Marburg, l'ufficiale tedesco ucciso dai stessi partigiani e di cui egli va a ricercare le origini, il luogo dove è nato, per capire chi è il nemico. Quindi in Revelli c'è stato anche questo profondo assillo etico e morale, che era poi anche un invito al risveglio delle coscienze, al coraggio dell'autocritica e alla partecipazione alla vita, in questa sua cuneo cui egli era profondamente legato. Era, direi, Cuneo si identificava con Nuto, Nuto si identificava con Cuneo, anche se professo. Questa città lo irritava per certi atteggiamenti dei suoi concittadini, ma era un misto di amore e di irritazione, in cui però l'amore prevaleva, credo. Ma io
ho seguito il lavoro di mio padre dall'interno delle mura domestiche, per così dire. Posso dire che aveva due ossessioni. Una, il timore che le nuove generazioni, per ignoranza, cioè per mancanza di memoria, fossero costrette a soffrire quanto aveva sofferto la sua per ignoranza durante il fascismo e con le guerre atroci che il fascismo ha prodotto. L'altra sua ossessione era il debito nei confronti dei suoi soldati, dei suoi alpini, con cui è andato in Russia come sottotenente, che gli ha visto morire perché mal equipaggiati, perché mal comandati dagli alti comandi, non certo dagli ufficiali che erano sul campo. Un debito nei confronti di quei contadini costretti a fare i soldati e poi dei contadini del mondo dei vinti dell'anello forte, abbandonati negli anni in cui l'Italia accelerava, negli anni dello sviluppo, lasciati al margine a soffrire. Come è possibile che oggi la gente veda come nemico gli immigrati, quelli che scappano da situazioni di povertà e di guerra? Nella ricerca che mio padre ha fatto per il mondo dei vinti, soprattutto, c'è un lungo capitolo sulla emigrazione, l'emigrazione nostra, l'emigrazione stagionale in Francia, che era la regola, l'emigrazione nel Nord America, che tendeva ad essere permanente, l'emigrazione nel Sud America, le sofferenze che i nostri poveri hanno dovuto subire nel tentativo di sfuggire a quella miseria. Ricordiamo il massacro di Aigues-Mortes in Francia alla fine dell'Ottocento, contadini italiani che erano andati a lavorare in Camargue, in Francia, aggrediti dai francesi che li accusavano di portargli via il lavoro e massacrati. Dovettero intervenire Turati, i socialisti, a spiegare che erano in realtà fratelli, che non aveva senso che gli operai francesi aggredissero i poveri italiani, che c'era un'unica causa e che i nemici erano altri, erano quelli che stavano in alto. Oggi vediamo ripetersi le stesse cose, i nostri impoveriti, i nostri abbandonati, le periferie, le zone rurali del paese, dimenticati da Roma, dimenticati da chi comanda, che invece di prendersela con chi sta in alto, se la prendono con chi sta più in basso. E si ripete una storia terribile che deve essere interrotta, però ci deve essere qualcuno che ricordi quello che siamo stati e quello che dovremmo essere. Altri argomenti, altre iniziative, l'apicoltura, i cambiamenti climatici e il danno economico dopo una serie di annate negative. Si annuncia purtroppo un'altra annata nera per l'apicoltura, in particolare nel Cuneese. Poi ci sposteremo in provincia di Alessandria, a Novi Ligure, dove abbiamo seguito un convegno sui grandi vini bianchi piemontesi che si presenteranno prossimamente a Milano, consorziati per poter sfondare ulteriori mercati e aumentare l'export di queste grandi eccellenze della nostra regione. E infine un'iniziativa particolare, la fine della scuola sui trattori a Mondovì, è un rito che segna l'inizio dell'estate e della stagione agreste. Dopo una serie di annate negative, con un solo anno, il 2018, in lieve ripresa, si annuncia un'altra annata nera per la nostra apicoltura. Il principale responsabile è il clima e le conseguenze sono pesanti, non soltanto per la produzione di miele. La carenza di nettare, infatti, mina la sopravvivenza delle api, insetti impollinatori chiamati a svolgere un'indispensabile funzione per l'ambiente, la salvaguardia della biodiversità e l'agricoltura. Oggi ci troviamo a Montà, siamo con Claudio Cauda, apicoltore e presidente nazionale dell'Associazione Apicoltori Professionisti Italiani. Quest'anno si preannuncia una stagione complicata per la nostra apicoltura. Beh, quest'anno è la conseguenza, un seguito di alcune annate che si sono verificate molto avverse per il mondo apistico. Siamo partiti molto bene perché abbiamo avuto un inverno mite, una primavera eccezionale.
e poi purtroppo abbiamo assistito ad un mese di aprile e poi ancora di più maggio con delle temperature minime molto basse. Manca il miele, ma alla base manca il nettare. In effetti le api raccolgono un prodotto che deve essere disponibile in natura ed è il nettare. Il nettare è prodotto dalle piante. E le piante, quando sono in procinto di fiorire, se non hanno le condizioni climatiche favorevoli, se hanno le minime troppo basse o le massime troppo alte, entrano in difficoltà e allora tentano di ridurre la riproduzione a favore della vegetazione. E quindi noi troveremo delle piante fiorite che però non alimentano i fiori. In particolare quest'anno la fioritura dell'acacia è inficiata dal fatto che le minime di aprile e di maggio sono sotto media di diversi gradi. E quindi i nostri alberi, che sono pronti a fiorire, hanno i grappolini di fiori pronti a schiudersi, quando li fanno schiudere hanno delle grosse difficoltà, non riescono a raccogliere dal terreno freddo i sali minerali e le sostanze nutrienti atte a produrre poi dei semi, e quindi le piante si mettono in stand-by. Questo per noi è un disastro economico. I tecnici Coldiretti stimano che siano morti di fame dal 3 al 5% degli alveari, che tra il 50 e il 60% degli alveari abbiano subito danni da fame, ossia abbiano rallentato il tasso di crescita della colonia collegato alla deposizione di uova dell'ape regina. Le difficoltà sono tante per gli apicoltori professionisti in questo momento. Beh, in Italia dal nord al sud assistiamo ad una situazione sfavorevole molto marcata. Sono una decina d'anni che è cambiato il clima e noi siamo i primi, il front office di questa situazione, e lo tocchiamo in prima persona, e quindi questo comporta un ripensamento anche di quella che è l'attività dell'apicoltura. I danni però non riguardano soltanto l'apicoltura. Vogliamo ricordare la funzione ambientale dell'ape? Beh, l'ape è il maggiore impollinatore che noi abbiamo a disposizione, e quindi riducendo la capacità produttiva delle api, la capacità di raccolta, le famiglie di api investono molto meno in figliolanze e quindi la popolazione delle famiglie si riduce. Quindi questo alla lunga comporterà anche una riduzione dell'efficacia dell'impollinazione delle api. Per la prima volta i vitigni autoctoni a Bacca Bianca si presenteranno uniti in un grande evento milanese programmato per la primavera 2020 e sostenuto da tutti i consorzi di tutela regionali coordinati da Piemonte Land. I vini a base Arneis, Cortese, Erbaluce, Favorita, Nascetta e Timorasso saranno infatti i protagonisti di un intenso programma di masterclass, degustazioni e seminari rivolti a stampa e wine lover, volti a focalizzare l'attenzione sulle caratteristiche uniche di questi vitigni, facendone scoprire tutto il potenziale. Dell'iniziativa si è parlato in un convegno a Villa Pomela, a Novi Ligure, nel cuore del territorio che fa da ideale ponte di collegamento tra grandi crew come il Gavi e il Timorasso e il resto dei bianchi del Piemonte. A far da padrone di casa Filippo Mobrici, presidente di Piemonte Land of Perfection, che riunisce i grandi consorzi del vino piemontesi. In Piemonte la superficie rivendicata a denominazione si attesta intorno ai 35.000 ettari, di cui circa 15.000 sono coltivati con varietà Bacca Bianca, tra cui spiccano l'Arneis, il Cortese, l'Erbaluce, la Favorita, il Moscato, la Nascetta e il Timorasso. Tra gli ospiti il senatore Massimo Berutti, esponente di Forza Italia e già sindaco di Tortona, nell'Alessandrino. Siamo in una giornata importante per il mondo dei vini bianchi piemontesi, perché siamo qui appunto a Villa Pomela, dove c'è appunto questa conferenza stampa di Piemonte Land, e credo che sia un momento storico, perché il fatto che il Piemonte oggi, diciamo così, porta in alto ulteriormente i suoi grandi vini bianchi è un elemento di assoluta importanza. Naturalmente qui siamo in un territorio, siamo nel Novese, quindi siamo nella zona, diciamo così, del Gavi, del Cortese del Gavi. Io sono tortonese, quindi vengo dalla zona del Timorasso, dove ho anch'io contribuito così nel tempo a lavorare per far crescere questo vitigno, così appunto come tutti gli altri vitigni che sono stati citati, quali l'Arneis, l'Erbaluce, eccetera. Quindi a dimostrazione che c'è un grande patrimonio, oltre ai vini rossi, c'è un grande patrimonio che è il vino bianco e naturalmente le uve a Bacca Bianca, e ritengo che questo sia anche per il mondo della politica un segnale importante su cui la politica assolutamente non può dormire e su cui naturalmente anche la Regione Piemonte dovrà ulteriormente investire, perché da qui passa veramente un'economia importante per questi territori, per i territori del Piemonte, verso il mondo.
In trattore per l'ultimo giorno di scuola i ragazzi delle classi quinte dell'Istituto Agrario Giolitti Bellissario di Mondovì hanno celebrato così la fine dell'anno scolastico e di un percorso di studi che li ha avvicinati al mondo agricolo. Sabato 8 giugno un corteo di trattori tirati a lucido per l'occasione ha animato le vie di Mondovì e il cortile dell'Istituto Agrario tra bandiere coldiretti e sorrisi dei diplomandi che hanno dimostrato il loro grande orgoglio contadino. Perché festeggiare la fine della scuola sui trattori? È una tradizione per noi festeggiare l'ultimo giorno con i trattori e le classi quinte con i trattori delle proprie famiglie vengono a scuola e fanno la tradizionale sfilata. È ormai da molti anni, però quest'anno siamo molto contenti perché ci sono più di 15 trattori ed è molti anni che non succede più. Tu da dove arrivi? Io arrivo da Camerana, è un piccolo paese dell'Alta Langa e stamattina sono partita alle 6:30, ho fatto una cinquantina di chilometri e poi mi sono incontrata qui a Mondovì con tutti gli altri. Sei tu che hai deciso di imbandierare, di coldiretti i trattori, perché? Sì, allora la nostra famiglia con l'azienda agricola siamo associati Coldiretti e io sono andata a fare lo stage in Coldiretti per 2 anni nell'estate e ci tengo molto a tenere in alto il nome dell'agricoltura e la Coldiretti ha lo stesso obiettivo e quindi ho deciso che fosse una bella cosa, una cosa carina. Obiettivi e prospettive dopo la maturità? Per ora voglio finire bene la maturità e poi o università o un lavoro. E il sogno futuro è quello di continuare l'azienda agricola di famiglia. Che cosa fate esattamente? Abbiamo 2 aziende, una a Camerana di zootecnica cerealicola di bovini piemontesi e a Cravanzana di nocciole. Per i ragazzi delle quinte dell'Istituto Agrario è davvero una tradizione che si rinnova, quella di oggi? Assolutamente, e i ragazzi ci tengono moltissimo ed è molto simbolica per la scuola, in quanto dobbiamo mantenere la tradizione e allo stesso tempo dobbiamo far vedere quanto è importante evolversi e essere attaccati al nostro territorio, sempre sia nel passato che nel presente che nel futuro. Quindi dopo gli studi davvero un rito simbolico di avvicinamento alla terra? Assolutamente, alcuni ragazzi continueranno gli studi e sicuramente potranno ritornare molto più preparati e dando ancora più spinta alla nostra economia. In provincia di Cuneo è record di giovani in agricoltura, secondo un'elaborazione della Camera di Commercio, il 21,8% delle imprese giovani cuneesi e di agricoltori, un dato in costante crescita dal 2015, quando gli agricoltori rappresentavano il 15,5% dell'imprenditoria giovanile. La Granda riflette la situazione nazionale che vede l'Italia primeggiare in Europa per numero di giovani in agricoltura. Secondo Coldiretti Cuneo, i giovani sono portatori di idee, nuove progettualità e prospettive di crescita che possono giovare all'intera economia della Granda. Perciò è fondamentale sostenere il sogno imprenditoriale delle nuove generazioni che vogliono investire il proprio futuro nelle campagne. In vista del PSR regionale 2021-2027 occorrerà lavorare a nuovi bandi riguardanti gli investimenti e l'insediamento di futuri imprenditori agricoli e contrastare gli ostacoli burocratici che troppo spesso impediscono o rallentano la crescita delle aziende agricole. È tutto, si chiude anche questa puntata di Obiettivo Agricoltura. Vi ricordo subito dopo la sigla la consueta rubrica settimanale realizzata in collaborazione con Fedagri, Confcooperative Piemonte. Arrivederci alla prossima settimana e buon proseguimento con i nostri programmi, come sempre fedelissimi su Telecupole. Una buona settimana a tutti.